una squadra sicuramente credo all'altezza del compito che ci spetta. È un ente che ha grandissime potenzialità, ha in atto una progettualità importante messa in campo dalla gestione precedente e ha anche una serie di criticità legate alla vetustà degli impianti di distribuzione e su alcune sorgenti. Per cui il lavoro sarà indirizzato a proseguire ovviamente quelle attività utili messe in campo e a mettersi da subito in opera per risolvere le criticità. Io ho già avuto qualche giorno fa un colloquio cordiale con il presidente del parco e con il quale abbiamo condiviso una cosa credo importante, un territorio quale quello del Cilento che è finito di numerosissime bandiere blu deve puntare su una depurazione efficiente e complessiva, quindi ci vuole uno sforzo diciamo congiunto da parte di tutti per realizzare e raggiungere anche questo obiettivo. La sua elezione, vista anche la nuova normativa, segna il ritorno della politica nella società. Sono un sindaco del PD, è stata una competizione anche politica perché il PD ha fatto queste scelte e si è compattato su queste scelte. Non si è voluto diciamo bocciare la gestione precedente, oggi c'era la possibilità per la politica di entrare nella gestione di questa società, la politica ha voluto dare il proprio contributo anche in questo senso. Sarà una gestione sicuramente guidata da politici, ma che sono anche tecnici e persone attente alle sorti del territorio. Io da lunedì mattina sarò alla CONSAC per diciamo entrare ancora di più in quelle che sono le attività gestionali della società, che comunque già conosco per tantissime ragioni, non da ultimo perché comunque sono sindaco da 11 anni, quindi ho avuto un rapporto costante e continuo con la CONSAC.